una taglia. Molti diranno che è terribile, che è sporchissima e che è estrema. A me piace proprio quella situazione lì, camminare in mezzo a quei vicoli con le tame, cani, vacche, mendicanti, santoni, commercianti, odori fortissimi, disgustosi o buoni o profumati, e sei lì travolto da questa bolgia di gente che ti trasmette una grande umanità. È proprio quello che mi ha affascinato di più di Varanasi, in quella situazione in cui c'è un contatto fortissimo di vita e di morte. Camminare sui ghat e vedere le cremazioni dei defunti che andavano lì a morire per uscire dall'eterno ciclo di rinascita e morte, samsara. Gorakhpur è una città di confine che c'è fra il Nepal e l'India, e quindi una città di passaggio per chi arriva dal Nepal via terra. È stato terribile per me, è stato l'ingresso in India e sono rimasto spaventato. Cioè. Ho dormito nelle stazioni, ho dormito per strada, ho dormito in una chiesa una volta, dove capitava, perché mi sono reso conto che a un certo punto le preoccupazioni svanivano solo quando mi adattavo tutto, nel senso che se arrivavo e non trovavo nulla, stendevo il mio sacco pelo per terra e dormivo. E lì mi hanno chiuso in una stanza insieme ad un altro ragazzo e mi hanno guardato e mi hanno detto se avete qualcosa tiratelo fuori subito, perché sennò avrete dei problemi grossi. No. Centro del Sud America ha un'energia immensa, perché ha posti come Machu Picchu, il Titicaca, Uyuni, San Pedro de Atacama, poi c'è Iguazú, il nord dell'Argentina. Ma già solo quella strada che c'è da Uyuni fino a San Pedro de Atacama è stupenda, fra lagune colorate, vulcani, geyser, sei a 4.000 metri, sembra di essere sulla luna a volte, paesaggi lunari. E per me quella strada è la più bella che abbia percorso nel mondo.